Dottor Angelo De Crisco prende parte alla cerimonia. La cerimonia celebrativa del 74° anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana ha inizio con l'alza bandiera. Della manifestazione. Il prefetto, accompagnato dal comandante provinciale dei carabinieri, renderà omaggio, mediante la deposizione di una corona di alloro al monumento ai caduti, a tutti coloro che hanno lottato e si sono sacrificati per le libere istituzioni e per la nascita della Repubblica Democratica. Thank you.
Il prefetto della provincia di Teramo, dottor Angelo De Prisco, dà ora lettura del messaggio del Capo dello Stato. Cari prefetti, nel 74° anniversario della fondazione della Repubblica, rivolgo a voi e per il vostro tramite agli amministratori locali e a tutti coloro che ricoprono pubbliche funzioni l'augurio più sincero affinché questa data sia occasione per ciascuno di una rinnovata riflessione sui valori fondativi della Repubblica. La ricorrenza del 2 giugno coincide quest'anno con un momento particolarmente difficile per il Paese, che si avvia alla ripresa dopo la fase più drammatica dell'emergenza sanitaria da Covid-19. Le dimensioni e la gravità della crisi, l'impatto che essa ha avuto su ogni aspetto della vita quotidiana, il dolore che ha pervaso le comunità colpite dalla perdita improvvisa di tante persone care, hanno richiesto a tutti uno sforzo straordinario, anche sul piano emotivo. L'eccezionalità della situazione ha determinato difficoltà mai sperimentate nella storia della Repubblica, ponendo a tutti i livelli di governo una continua domanda di unità, responsabilità e coesione. Nella prima fase dell'emergenza, voi prefetti siete stati fortemente impegnati a garantire da un lato l'attuazione delle misure di contenimento del contagio, dall'altro la continuità delle filiere produttive e dei servizi essenziali, nonché più in generale la tenuta sociale ed economica dei territori, affiancando e sostenendo con generosità ed abnegazione l'azione dei sindaci, delle autorità sanitarie e di tutte le componenti del sistema di protezione civile, siete stati un sicuro punto di riferimento per le istituzioni locali e per i cittadini. Molte sono state le vittime della malattia, tra quanti la hanno affrontata per motivi professionali o per incarichi ricoperti. Rivolgo il mio grato, commosso pensiero ai sindaci, ai sanitari, agli appartenenti alle forze dell'ordine e a tutti i pubblici dipendenti deceduti a causa del virus. Non sono mancati, anche tra voi prefetti, coloro che sono stati colpiti dal contagio e hanno tuttavia continuato, anche dall'isolamento o dalla degenza e con strutture amministrative spesso indebolite dall'epidemia, a spendersi senza riserve nell'interesse della comunità. Ad essi rivolgo un particolare ringraziamento e l'augurio di un definitivo ristabilimento. La crisi non è terminata e tanto le istituzioni quanto i cittadini dovranno ancora confrontarsi a lungo con le sue conseguenze e con i traumi prodotti anche nelle dimensioni più intime della vita delle persone. La necessità di frenare la diffusione del virus ha imposto limitazioni alla socialità, sacrificando l'affettività e i legami familiari. I più giovani sono stati temporaneamente privati dei luoghi in cui si costruisce e si rafforza il senso civico di una collettività, primi fra tutti la scuola e lo sport. Distanze e diffidenze hanno accresciuto le situazioni di solitudine e di marginalità delle persone più deboli, esposte a nuove forme di povertà, deprivazione e discriminazione, quando non di odioso sfruttamento. Allo stesso tempo, la sospensione delle attività produttive e commerciali ha acuito le difficoltà degli operatori economici, rendendoli inoltre più esposti e vulnerabili ai tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata.
Nuove emergenze ed incertezze incombono sulle prospettive occupazionali di molti comparti, da cui dipendono il benessere e la serenità di intere aree del Paese. Rispetto a tali rischi, i prefetti sono chiamati ad una paziente attività di mediazione sociale e di tessitura e confronto con le altre autorità locali per definire in ciascun territorio efficaci modelli di prevenzione e intervento, adeguati alle specificità dei singoli contesti. Il senso di responsabilità e le dosi di resilienza che hanno animato le comunità nei momenti più drammatici della crisi vanno ora trasposti in un impegno comune verso gli obiettivi del definitivo superamento dell'emergenza e di una solida e duratura ripresa. Con questi sentimenti rinnovo i più cari auguri di buon lavoro a voi prefetti e a tutte le istituzioni locali, con l'auspicio che la ricorrenza del 2 giugno possa rafforzare la consapevolezza e l'orgoglio della missione cui ciascuno è chiamato anche in questo delicato passaggio della storia del Paese. Sergio Mattarella. Quale simbolo della vicinanza e della leale collaborazione tra lo Stato e le autonomie locali nell'ambito dell'ordinamento della Repubblica, viene ora consegnato al sindaco di Controguerra il medaglione in ceramica che reca su un verso lo stemma della Repubblica Italiana e sull'altro l'emblema di uno dei 47 comuni della provincia. La serie degli emblemi commemorativi è realizzata dal 2001 su iniziativa della prefettura dal Liceo Artistico Statale Grue per il Castelli. Dopo aver già riportato, seguendo l'ordine alfabetico, i simboli dei primi 19 comuni della provincia, quest'anno il medaglione reca lo stemma di Controguerra. Il prefetto della provincia di Teramo, dottor Angelo De Prisco, consegna ora il medaglione al sindaco di Controguerra, Franco Carletta. Si conclude qui la cerimonia pubblica ufficiale del 74° anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana. Il prefetto, il presidente della provincia ed il sindaco di Teramo ringraziano le autorità, la Federazione Nazionale Alpini Sistema Brucci, gruppo di Teramo, il CIVET e il maestro Leopoldo Di Paolo Antonio.